In questo video vediamo l'ultima parte di quello che riguarda, dal punto di vista teorico, quali sono i tipi di ricorsione. Due settimane fa avevo parlato di cosa sono le funzioni ricorsive e vi avevo chiesto se volete che vi introduca ai tipi di ricorsione. E avete commentato di sì. E quindi, eccoci qua. Essendo questo un video di FK Under the Hood, mi limiterò all'uso del codice. E lo faccio anche perché vorrei portarvi in futuro degli esempi concreti di ricorsione, piuttosto che portarvi esempi piuttosto vaghi. Ma se siete interessati anche a quelli, vi ho lasciato un paio di link in descrizione che potete andare a vedere per approfondire l'argomento. E quindi, cominciamo! Esistono due macro categorie di ricorsione, le ricorsioni dirette e quelle indirette. Iniziamo con quelle dirette. Per quanto riguarda le ricorsioni dirette, ci sono altre due tipologie, le ricorsioni lineari e quelle ad albero, dette anche non lineari, ovviamente. Le ricorsioni lineari sono semplicemente quelle funzioni che eseguono una sola chiamata ricorsiva, mentre quelle ad albero sono caratterizzate da più chiamate ricorsive. Per esempio, quando vi ho fatto vedere la funzione del fattoriale in maniera ricorsiva, quello è un chiaro esempio di ricorsione lineare, mentre per quelli di voi che hanno mai visto come è implementato il quicksort, beh, quello è un classico esempio di ricorsione ad albero. Inoltre, tanto per complicare un po' le cose, ci sono due casi particolari delle ricorsioni lineari. E quali mai saranno? Ma ovviamente li vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti dei pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo dei tipi di ricorsione. Ma prima di cominciare, un piccolo annuncio. Questo sarà l'ultimo video di Under the Hood prima della pausa estiva. Ovviamente non scomparirà questo format, ma come tutto il canale si prende una pausa in modo tale che voi possiate trascorrere le vostre vacanze in santa pace. E la prossima settimana sarà l'ultima settimana prima di una breve pausa estiva e poi riprendiamo a settembre. Quindi iscrivendovi al canale e cliccando la campanellina riceverete una notifica mentre state sotto l'ombrellone a prendervi il sole, a differenza mia. E quindi adesso riprendiamo con le ricorsioni lineari. Dicevo che per questa tipologia di ricorsione ci sono due casi particolari, che sono le ricorsioni di testa e quelle di coda. Semplicemente le ricorsioni di testa vengono definite quelle in cui la prima linea del codice di una funzione è appunto una chiamata ricorsiva, mentre quelle di coda sono quelle che hanno come ultima linea di codice la chiamata ricorsiva. Come vi dicevo in questo video, le chiamate ricorsive di coda possono essere facilmente ottimizzate da un compilatore che le trasforma, quando ovviamente può, in una iterazione. Ma se alcune ricorsioni vengono trasformate in iterazioni, non ha senso fare direttamente un ciclo? Beh, questo dipende. La ricorsione è comunque uno strumento molto potente quando usato bene e il programmatore deve fare quello che deve fare a prescindere da questo come viene successivamente compilato dietro le quinte. Per lo stesso principio per il quale noi non facciamo il loop rolling manuale, lo facciamo fare al compilatore per noi quando è possibile e necessario. Di cos'è il loop rolling ne ho sempre parlato in questo video. Questo non vuol dire che il programmatore non possa andare in aiuto al compilatore, cioè di cosa sto parlando? Se si sa che le ricorsioni di coda sono facilmente ottimizzabili, cerco, dove possibile, di scrivere il codice affinché si abbiano chiamate ricorsive di coda. Questo ovviamente non è sempre possibile farlo, ma comunque ci si può sempre provare. Adesso andiamo dall'altro lato dell'albero e per quanto riguarda le ricorsioni indirette, queste sono ovviamente un po' più complicate. Immaginate di avere due funzioni che chiameremo per semplicità funzione 1 e funzione 2. Funzione 1, funzione 2. Mi ricorda qualcosa. Funzione 1 fa una serie di operazioni e poi chiama la funzione 2. Quest'ultima fa una serie di operazioni che chiama funzione 1 e così via finché non si raggiunge un caso base. Quindi le chiamate ricorsive indirette sono quando noi abbiamo due o più funzioni che ciclicamente si richiamano a vicenda. Benissimo pinguini, mi rendo conto che questo video è stato più corto dei soliti,
ma la tassonomia della ricorsione è questa, breve e circoncisa. Grazie Presidente, breve e circonciso. A settembre, se volete, posso portarvi degli esempi concreti di questo tipo di ricorsione. Se vi va, fatemelo sapere nei commenti, altrimenti mi focalizzerò su altro. E mentre che voi ci pensiate, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando agli altri video che porto su questo canale e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!